Ciao amici, avete passato bene le vacanze di Pasqua? È il ponte del 25 aprile? È il 1° maggio? Simo, basta girare il coltello nella piaga. Ma perché non sei stata bene? Sì, ma ho dato ascolto al dottor Squalozzi, mi ha detto di mangiare di tutto che poi mi avrebbe aiutato lui a dimagrire. Beh, sei in buone mani, anzi, in buone pinne, no? No, lui è partito per Shark el Sheikh e io sono qui a tenermi tutta la ciccia. Allora segui questi consigli per smaltire le colombe di Pasqua e le grigliate delle scampagnate del ponte. Seguiteli anche voi, amici, e mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco cosa serve per dimagrire dopo gli eccessi delle feste. Sono due cose: alimentazione sana e movimento. L'alimentazione sana serve a regolare il metabolismo grazie al tipo di cibi che introduciamo. Il movimento serve a bruciare le calorie con i chiletti in eccesso che abbiamo accumulato e a tenere alto il metabolismo. E i chiletti non sono pochi, sentite qua, secondo un sondaggio promosso dal gruppo San Pellegrino, i chiletti accumulati in queste feste per gli italiani sono addirittura 3. Ecco allora cosa fare. Alimentazione. Mangiare leggero, con molta verdura cruda e cotta, e bere frullati detox, come quelli che trovate nel mio ebook Frullatoni risolutivi, che trovate in descrizione. Consumare cereali integrali, proteine magre e legumi, quindi a rotazione proteine con verdure, cereali con verdure e legumi con verdure a ogni pasto. Per vedere tutti i miei video su alimentazione sana e dimagrimento, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e abbonatevi con un piccolo contributo mensile per sostenere la mia mission di divulgazione trendy e sana. Idratazione. Bere è importantissimo per dimagrire. Almeno 1,5 litri al giorno da bere a piccoli sorsi durante tutta la giornata. Trovate i miei migliori consigli su come bere acqua durante tutta la giornata in questo video. Sport. Gli esperti consigliano la corsa come attività smalticolomba e bruciagrassi. In questa stagione poi è l'ideale. Non è né troppo freddo né troppo caldo e correre ci permette di stare all'aria aperta e rivitalizzare anche l'apparato circolatorio e respiratorio. Se siete fuori forma, vi consiglio di iniziare piano, mi raccomando, corsa lenta e per poco tempo. Per aumentare c'è sempre tempo, ma se vi fate male subito, poi come smaltite i grassi? Sport e idratazione insieme. È importante bere acqua sia prima che dopo l'allenamento e se fate sessioni lunghe anche durante il vostro training. Bere a piccoli sorsi, gli esperti consigliano di aspettare almeno 15 minuti tra un sorso e l'altro. In questo modo non ci si gonfia e non ci si appesantisce con l'acqua e si evita l'effetto contrario, cioè una sensazione di fatica. Dopo l'allenamento è importante reintegrare i sali minerali persi, ma per favore non bevete quegli energy drink industriali. Sono pieni di coloranti, additivi, zuccheri e sono poco sani per la salute. Io uso gli integratori della Foodspring, che fa ottimi prodotti per il pre-workout e post-workout. Si chiamano proprio pre-workout amino e post-workout amino. Le ho usate anche in questo video, guardate quanto sono sportiva! Per iniziare una giornata anticellulite e drenante, cosa c'è di meglio di una bella corsetta? Ma prima, il pieno di energia! Finito il mio workout drenante per non mangiare schifezze che poi mi fanno venire la cellulite. Ecco il mio recovery aminos alla melagrana, fantastico. Ci voleva proprio. Vi lascio il link in descrizione insieme al mio codice sconto per risparmiare il 15%. Ora condividete questo video, siamo in tanti a sentirci appesantiti e inciccioniti dopo le feste. Gonfi e un aiuto naturale ci vuole proprio. Vi ho messo anche il link al mio ebook specifico su come dimagrire in vacanza, prima e dopo le feste. Perché stare in forma è possibile, con la natura però. Se ami la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao! È nato prima l'uovo o la gallina? Metti mi piace. Durante la vacanza?